tratta della 19ª giornata dei bambini vittime della violenza e dello sfruttamento. È un appuntamento che ogni anno ci diamo, guidati dall'associazione Meter di Don Fortunato di Noto, che ha sede ad Avola. Noi siamo uno sportello. Cosa promuoviamo? Promuoviamo iniziative per la sensibilizzazione della tutela dell'infanzia. Oggi in particolare abbiamo organizzato un rosario itinerante, quindi la preghiera del rosario, che si svolgerà qui al Bosco Bellia, e poi torneremo facendo dei giochi insieme ai ragazzi. Il messaggio sicuramente è quello della speranza. Questa giornata nasce proprio per questo, affinché in memoria dei bambini vittime di abuso e della violenza non ci fossero più altri bambini che insomma in qualche modo percorrono lo stesso destino. E allora le iniziative sono sicuramente mirate alla prevenzione, oltre che alla memoria, e la sensibilizzazione, perché è l'unico strumento che i bambini hanno per potersi difendere dalla violenza per mano degli adulti, dalla pedofilia, è sicuramente la formazione, cioè loro devono sapere di che cosa stiamo parlando. In particolare, proprio in occasione della 19ª giornata dei bambini vittime, già abbiamo fatto un incontro formativo coinvolgendo sia i bambini che i genitori. Con i bambini appunto abbiamo parlato di pedofilia e pedopornografia, con i genitori ci siamo incentrati più sul tema appunto della protezione, soprattutto nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Visto che abbiamo appunto una sede a Piazza Armerina dell'associazione Meter, continuiamo questa attività promuovendo anche la formazione continua per i genitori che vogliono appunto capire se possono avere un aiuto nella difesa dei propri ragazzi. Un aiuto c'è, viene dalle tecnologie stesse, quindi non è soltanto, non dobbiamo attenzionare solo il punto di vista negativo della tecnologia, ma un utilizzo corretto, l'informazione, quindi un buon utilizzo della tecnologia ci aiuta. Bene, quindi Rosalina, diciamolo chiaramente, chi fosse interessato a contattarvi, venirvi a trovare, dove vi trova? Presso l'oratorio salesiano, via Garibaldi 75 a Piazza Armerina, abbiamo proprio la sede territoriale di Piazza Armerina dell'associazione Meter. Giusto per concludere, questo evento quindi si inserisce in una serie più ampia di eventi di queste settimane? Sì, sicuramente. Oggi preghiamo, Rosalinda ha parlato di formazione, ma abbiamo anche giocato. Questi eventi si inseriscono all'interno di un'iniziativa che è annuale sicuramente, infatti parliamo della 19ª giornata dei bambini vittime, che solitamente inizia dal 25 aprile alla prima domenica di maggio. Infatti domani si conclude la settimana, e proprio domani all'Angelus Papa Francesco farà menzione di questa giornata.